Il nostro sistema solare si è formato circa 4,6 miliardi di anni fa da una gigantesca nube di gas e polvere che pervadeva lo spazio ora occupato dal Sole, dalla Terra e da tutti gli altri pianeti a noi vicini. Una devastante esplosione nucleare, causata dalla morte di qualche stella a noi vicina, ha dato il via alla formazione del Sole e del suo sistema planetario. L'immensa forza originata dall'esplosione ha disturbato il precario equilibrio della nube di gas originaria, causando il collasso gravitazionale della materia costituente la nube stessa. La materia, collassando, ha creato al centro la protostella, che sarebbe poi divenuta il Sole, e in periferia un gran numero di grumi che si sarebbero poi trasformati nei pianeti oggi conosciuti. In altri termini, i pianeti si sarebbero formati con quella parte di nube che non è servita al Sole per nascere. I pianeti rocciosi, più resistenti alle alte temperature dovute alla vicinanza del Sole, si sono formati nel sistema solare interno. Mentre i grandi pianeti gassosi, per alcuni aspetti ancora enigmatici, si sono formati oltre la fascia degli asteroidi, in zone più fredde dello spazio. Ancora oggi non si sa esattamente quanta materia faccia parte del nostro sistema solare e quanti siano i pianeti. Le numerose sonde che l'uomo ha inviato nello spazio ci hanno permesso di guardare più da vicino altri oggetti residui della formazione del sistema solare, come asteroidi e comete. Sono oggetti che in parte restano avvolti in un alone di mistero. Quando si riuscirà a dare risposta ai molti interrogativi ancora in sospeso sulle comete, probabilmente si sarà in grado di rispondere ai numerosi quesiti riguardo l'origine del nostro sistema planetario. Sin dagli albori della civiltà, le comete hanno suscitato fascino e interesse. Per gli antichi, questi astri furono considerati premonitori di luttuosi eventi, per poi divenire, per la religione cristiana, annunciatori della nascita di Gesù. Al di là della simbologia associata alle comete, queste sono importanti poiché veri e propri reperti fossili del processo di formazione del sistema solare esterno, là dove si sono formati grandi pianeti gassosi, oltre la fascia degli asteroidi. Le comete sono costituite dagli stessi elementi che hanno dato origine ai nuclei di Giove, Saturno, Urano e Nettuno. Contrariamente alle comete, tali pianeti sono caldi e le reazioni chimiche al loro interno ne hanno cambiato la composizione primordiale. Le comete sono invece rimaste ibernate nel freddo interplanetario e conservano perciò la loro composizione originale. La struttura delle comete comprende differenti regioni, alcune delle quali si manifestano, diventando evidenti, man mano che si avvicinano al Sole. Il nucleo è una sorta di palla di neve sporca, relativamente piccola e nera. Quando la radiazione solare fa vaporizzare il ghiaccio, si crea una piccola atmosfera, la chioma. Il vento solare, poi, può spazzare via parte dell'atmosfera, portando alla formazione di una coda di polvere e di una coda di gas ionizzato. Anche se verosimilmente 65 milioni di anni fa è stato proprio l'impatto di una cometa o di un asteroide a causare distruzione e morte sul nostro pianeta e a porre a fine all'era dei dinosauri, comete e asteroidi hanno giocato un ruolo cruciale per la formazione della vita sulla Terra. Quasi certamente, le comete avrebbero portato, impattando sulla superficie terrestre, molta materia organica e acqua, tutti elementi indispensabili per lo sviluppo della vita. Insomma, non saremmo qui senza le comete e gli asteroidi. Le comete restano avvolte in un alone di mistero anche per un'altra ragione, la difficoltà che hanno ancora oggi gli scienziati nel definirle con precisione. Le non molte comete che abbiamo avuto modo di osservare sono tutte diverse le une dalle altre. La domanda che ci si pone quindi è: comete e asteroidi sono realmente tutti diversi tra loro? Siamo riusciti a comprendere le fasi di vita delle stelle, a formulare solide ipotesi sull'origine dell'intero universo, a descrivere oggetti elusivi come i buchi neri. Tuttavia, molti interrogativi restano ancora riguardo asteroidi e comete. Comprenderne meglio la natura ci svelerà le nostre origini, da dove veniamo, come la vita sia infine giunta sul pianeta azzurro e i processi che ancora oggi, in stelle lontane, stanno portando alla formazione dei sistemi planetari. La nascita, la vita, la morte e la rinascita delle stelle continua di ciclo in ciclo.
Le stelle nate da gas e polvere brillano per milioni, miliardi di anni, quindi muoiono, ritornando gas e polvere, da cui si formeranno nuove stelle, nuovi pianeti, nuove comete e gli elementi necessari alla vita.